Ringrazio i presenti, spero che mi sentiate, non voglio urlare troppo né essere troppo silenzioso. Ecco qua. Dunque, come vi è già stato spiegato, avremo tre lezioni, se possiamo dire così. La prima su un tema poco noto, cioè su questa rivista fondata da Don Paolo de Tott e che uscì prima a Firenze, poi a Fiesole, con un indirizzo e una sede anche a Roma, dal 1919 al 1929, Fede e Ragione. La seconda è quella che, malgrado l'ora, dopo pranzo, in genere la seconda lezione è quella in cui si dorme, ma si rischierà di stare svegli a causa del tema delicato, in quanto parleremo del centenario della fondazione dei fasci di combattimento nel 1919, che sono stati preludio alla fondazione del Partito Nazionale Fascista, che avvenne poco dopo, non subito. Qui naturalmente gli animi si accendono e c'è il rischio di difficoltà di comprensione. Cercherò di darvi il punto di vista di questa rivista, cioè anche in questo tema sarà il punto di vista della rivista Fede e Ragione che cercherò di darvi. La terza conferenza, quando magari la gente comincia ad andare via, come allo stadio verso la fine della partita, sfondiamo le porte aperte, perché tra i presenti penso che ben pochi siano i sostenitori della Democrazia Cristiana o del Partito Popolare. Questo tema abbiamo già dedicato due conferenze in anni passati, due convegni, per cui ripetita Jugend. Tuttavia anche qui le vicende del Partito Popolare di Don Sturzo, fondato nel gennaio 1919, saranno viste dal punto di vista di Fede e Ragione. Quindi non parleremo della Democrazia Cristiana in tutto il suo lungo periodo di vita, purtroppo con i suoi personaggi ci ammorbano oggi, quanto piuttosto di quel periodo che va dalla fondazione del PPI nel 19 al trattato del Laterano, quindi del concordato del 1929, lo stesso momento in cui finisce poi la rivista Fede e Ragione, quindi solo 10 anni di storia del PPI. Detto questo, incominciamo subito col nostro primo argomento, cioè la rivista Fede e Ragione. Come detto, questa rivista è stata fondata nel 1919, quindi 100 anni fa. Essa è ancora di grande attualità e difatti nel rileggerne le pagine, non ho avuto il tempo di leggere tutte le 10 annate in questi giorni in cui ho preparato la conferenza, ma ne ho rilette molte che ho fatto fotocopiare alla Biblioteca Nazionale di Firenze anni fa, e devo dire che almeno io, non so voi, ma io certamente mi sono divertito tantissimo, il che vuol dire che pur parlando di fatti di 100, di 90 anni fa, la rivista conserva una grandissima attualità. Il mio sogno nel cassetto è che dopo avere ultimato quasi, manca un volume che uscirà quest'anno o inizio dell'anno prossimo, nella storia sociale della Chiesa di Monsignor Benigni, si potrà un giorno, non so quando, ripubblicare queste 10 annate di Fede e Ragione, così potrete voi stessi leggerla e consultarla liberamente. La rivista, per la verità, che nasce nel 19, è la continuazione di una rivista precedente che si chiamava Armonie della Fede. Armonie della Fede fu fondata sempre da Don de Tott nel 1906. Questo giovane sacerdote
nato nella festa di San Tommaso, il 7 marzo 1881 a Udine, da Francesco de Tott, un barone originario della Ungheria, e da Eleonora Vannini, che invece era una friulana, che fu battezzato col nome Francesco Ferdinando e Paolo, ma che per tutta la vita portò solamente il nome di Paolo, e poi quello di Tommaso, che era il nome che egli adottò da religioso. E infatti Don Paolo de Tott entrò giovanissimo, da bambino, non era una cosa strana a quei tempi, nel 1889, nel noviziato dei Carmelitani Calzati di Venezia, e proprio per devozione per San Tommaso, che crescerà sempre di più sotto la guida e l'amicizia di padre Matiussi, friulano pure lui, gesuita ma stranamente tomista di ferro, quindi è l'autore delle famose 24 tesi della filosofia di San Tommaso approvate dalla Congregazione degli Studi, in cui c'erano quindi i punti centrali della filosofia di San Tommaso, che erano punto per punto contro la filosofia del filosofo e del teologo dei gesuiti Francisco Suarez. Quindi gesuita sì, ma visto malissimo dai confratelli. Bene, al seguito di padre Matiussi, Don Paolo de Tott, il giovane fra Paolo de Tott, poi padre Paolo de Tott, si appassionò alla filosofia tomista, oltre che alla spiritualità carmelitana, a proposito della quale lui fu traduttore e commentatore dell'opera Onia di San Giovanni della Croce. Nel 1906, quindi, quando ancora era un carmelitano, stava per uscire però dalla congregazione, diventare un secolare, si trasferì a Montefalco, una cittadina in Umbria, provincia di Perugia, quindi come Monsignor Benigni, che lui era umbro di nascita, e prese una rivista devozionale Le Meraviglie di Dio in Santa Chiara di Montefalco e la trasformò in Armonie della Fede, cioè da rivista puramente devozionale diventò una battagliera rivista dottrinale che si ispirava proprio dal nome Armonie da una rivista che nacque molto tempo prima, cioè nell'Ottocento a Torino, e che si chiamava L'Armonia. Questa rivista, che Don Bosco diffondeva tra i suoi giovani, era stata fondata tra gli altri dal canonico Margotti, il famoso inventore del non expedit, cioè non è opportuno che si partecipi alle elezioni politiche dopo i fatti risorgimentali. Margotti, dopo che le Armonie cessarono, divenne il fondatore e il direttore di un'altra rivista, l'Unità, ma non l'Unità ben nota, quella del PC, ma l'Unità Cattolica, uno dei più famosi giornali quotidiani intransigenti della dottrina della scuola cattolica. Il giornale esisteva ancora. E nel 1907 San Pio X chiamò a Roma il giovane sacerdote Paolo de Tott per affidargli la direzione dell'Unità Cattolica, prestigioso giornale fiorentino. Da Torino era stato trasferito a Firenze, dove si era trasferita anche in un certo momento la capitale del Regno d'Italia, e quindi giornale che era sotto il diretto controllo e patrocinio della Santa Sede. Divenne direttore effettivo nel 1908, mentre continuava a pubblicare Le Armonie della Fede, che praticamente era roba sua. Erano gli anni del modernismo e quindi gli anni dell'antimodernismo. Don Paolo de Tott era uno dei capofila più battaglieri, più coraggiosi dell'antimodernismo, naturalmente fondandola sulla solita dottrina cattolica. Quando egli poi salì di grado, in quanto il Papa stesso l'aveva nominato direttore dell'Unità Cattolica, iniziarono i suoi
guai, iniziarono i suoi guai. Infatti a direzione di questo giornale ci restò neanche 2 anni, in quanto si mise contro praticamente tutti i vescovi toscani e anche di altre regioni, perché il modernismo lo si poteva attaccare nelle persone di quelli che erano stati identificati, scomunicati e quindi privati di ogni buona fama, ma non lo si poteva attaccare dove era nascosto, dove trovava dei simpatizzanti, dove trovava persone che, pur non essendo modernisti nel dogma, erano però di sensibilità, di simpatia e lasciavano crescere rigoglioso il modernismo, e tra i quali molti vescovi. San Pio X si trovò quindi in imbarazzo. Questo giovane sacerdote, che lui stimò sempre, quando Don De Tott si presentò come testimone durante la causa di beatificazione, di canonizzazione di San Pio X, e devi dire: tutte le volte che mi trovai in sua presenza sentii di essere in presenza di un santo. Allora Don De Tott e San Pio X si stimavano, si volevano bene, ma come faceva San Pio X a difendere fino in fondo un giovane prete che aveva contro tutto uno stuolo di vescovi e di cardinali, quello di Pisa, quello di Firenze, quello di Bologna? Ci fu un fatto famoso: il cardinale arcivescovo di Bologna della Chiesa, che divenne poi Papa Benedetto XV dopo San Pio X, proteggeva il giornale cattolico quotidiano che si chiamava L'Avvenire, tristemente noto anche ai nostri giorni, che era diretto da un ebreo convertito al cattolicesimo, aveva lo pseudonimo di Rocca d'Adria, il quale favoriva tutti questi modernisti e il vescovo dormiva, per così dire. Don De Tott, che conosceva bene Monsignor della Chiesa, un amico di famiglia, andò a parlarci e diceva: il mio giornale deve attaccare L'Avvenire, che è il suo giornale praticamente, come facciamo? E lì ci fu uno scontro tra l'arcivescovo e Don De Tott, tale che Don De Tott se ne uscì da Bologna con una confusione tremenda in testa, sbagliò treno, invece di tornare a Firenze finì non so se a Verona o dove. Lì si confessò perché aveva trasceso, chiese se doveva abbandonare tutto, e confessò, disse: no, continui la sua opera. Tornò a Firenze e la continuò. Insomma, praticamente perse la testa, nel senso perse la direzione dell'Unità Cattolica, ma continuò però la pubblicazione delle Armonie della Fede, che durarono anche fino agli inizi, i primi tempi della nuova rivista che gli fondò, Fede e Ragione. Molte cose erano cambiate nel frattempo, soprattutto c'era stata la Grande Guerra. La morte di San Pio X, che era il patrono di tutti i cattolici integrali, cioè quelli che erano antimodernisti, i quali si erano trovati quindi dall'essere diciamo protetti, sostenuti, difesi dal Papa, anche se qualche volta tirava loro le orecchie, ma incoraggiati, erano diventati come dei paria, cioè messi a lato, e al massimo potevano contare sul sostegno di qualche cardinale, il cardinal Bocciani, il cardinal Delay, il cardinal Merri del Val e pochi altri. D'altra parte, la Grande Guerra aveva cementato l'unione sacra, cioè tutti quei cattolici intransigenti che facevano della questione romana, dei diritti del Papa e della Chiesa, quindi di un fondamentale anti-risorgimentalismo, e si trovarono come anche lì messi ai margini dalla storia. I cattolici avevano preso le armi in difesa della patria, e conseguentemente sembravano tutte questioni sorpassate dopo la Grande Guerra. Un altro problema era la nascita del comunismo, che la Grande Guerra aveva dato l'arrivo di Lenin, del bolscevismo, il quale continuava a turbare anche gli altri paesi. L'Italia era in preda
a un'agitazione, una sommossa continua, con un rischio imminente di rivoluzione. In tutto questo confusione, in questo ribollire di quei tempi lì, tra l'altro del 19 anche l'impresa di Fiume, del 19 la nascita dei fasci, di cui parleremo dopo, ecco che c'è anche in ambito cattolico la fondazione del Partito Popolare di Don Sturzo. Allora, non mi soffermerò sulla questione perché è dedicata alla terza lezione, per cui ne dovremo parlare in seguito, ma vi dirò già subito che la fondazione del Partito Popolare era come un guanto di sfida per quei cattolici integrali, cioè integralmente cattolici, che avevano sempre combattuto il modernismo, ma non solamente il modernismo dogmatico, cioè quello che negava le verità di fede apertamente, ma anche quello che Pio XI chiamerà nella sua prima enciclica il modernismo sociale. Il modernismo combattuto e vinto da San Pio X per il momento, da un punto di vista dogmatico, cioè nella sua negazione praticamente di Dio, nella sua negazione delle verità di fede, trasformate solamente in un dubbio praticamente, col suo agnosticismo. Il modernismo più radicale era stato condannato in maniera chiarissima, e tali erano le sue enormità che la maggior parte ovviamente dei cattolici ne aveva orrore. Invece era molto più insidioso il modernismo sociale, che occupò gli ultimi anni di San Pio X. E alla fine del pontificato di San Pio X ci fu una polemica che nacque soprattutto in Germania. Il cattolicesimo tedesco era di già progressista a quei tempi, figuriamoci adesso, infatti vediamo adesso continua a essere, come il Concilio Vaticano II, così ora è un po' il motore trainante della rivoluzione. Anche allora il cattolicesimo tedesco, certo non così malmesso come ora, a causa dell'influenza del protestantesimo, perché in Germania il protestantesimo era maggioranza praticamente, e quindi ci fu la questione della confessione, della non confessionalità. I sindacati tedeschi dovevano essere cattolici dichiaratamente oppure non confessionali e mettere assieme protestanti e cattolici? Un'enciclica di San Pio X si dichiarò contraria ai sindacati misti a confessionali, e quella fu l'ultima battaglia di San Pio X, che fu sostenuta strenuamente anche dai cattolici integrali. Ora, cosa accadeva nel 19? Accadeva che non in Germania, ma in Italia, dove protestanti praticamente non ce n'era quasi nessuno, non nei sindacati, ma addirittura in un partito politico che pretendeva di essere il partito politico che raggruppava tutti i cattolici, si levava la bandiera dell'aconfessionalismo, che, come vedremo, il Partito Popolare aveva come punto centrale la confessionalità. Invece, qual è il punto centrale della rivista Fede e Ragione? Era, al contrario, come per i nostri convegni, le nostre giornate a cui partecipate, la legalità sociale di Gesù Cristo. Integralmente cattolici voleva dire non solamente abbracciare nella loro integralità le verità di fede, ogni cattolico deve essere integralmente cattolico, ma integralmente cattolico voleva dire che la dottrina cattolica doveva diventare la direzione, la direttiva in tutti i campi della vita umana, nel lavoro, nella famiglia, nelle leggi dello Stato. E questo è il punto centrale del cattolicesimo integrale, così come la rivista Fede e Ragione lo difese per 10 anni fino al 1929. Quindi integralismo vuol dire non solo l'integrità della dottrina cattolica, cosa ovvia, ma anche, cito, l'integrazione,
ossia l'applicazione integrale della vita cattolica, del principio cattolico, alla vita privata e pubblica degli individui e della società. Così Fede e Ragione, il 16 dicembre 1928. Un'altra polemica della fine del pontificato di San Pio X fu quello contro la cosiddetta stampa di penetrazione. Allora, Don Paolo de Tott era un prete, ma era anche un giornalista, due vocazioni che egli ebbe fin dalla nascita, potremmo dire. Quella del giornalista era più o meno una vocazione familiare. Infatti ci sono degli studi che potete trovare su internet di una studiosa friulana di storia locale in cui si parla di vari personaggi oggi meno noti della famiglia de Tott o di famiglie imparentate con la famiglia de Tott, e li vediamo tutti quanti giornalisti famosi ai loro tempi nei principali quotidiani laici italiani, perché mentre Don Paolo e immagino i suoi genitori erano profondamente cattolici, altri parenti anche stretti erano invece risorgimentali. E tuttavia però si vede che il virus del giornalismo era passato da questi parenti a Don Paolo, il quale bene o male doveva avere respirato quell'aria fin da giovane e quindi aveva sentito anche lui la vocazione giornalistica, ma il giornalismo come un servizio alla fede, come il suo Margotti, Don Margotti che tanto amava, no? Quindi il giornalismo per combattere le battaglie della fede, come un pulpito, perché lui non ebbe parrocchia fino a quando non cessò di fare il giornalista, quando nel 29 la sua rivista chiude, nel 1930 diventa parroco di San Martino a Maiano, vicino a Fiesole, nella diocesi di Fiesole, dove restò parroco fino alla morte nel 1965. Quindi la seconda parte della sua vita è quella del parroco, la prima parte della sua vita è quella del giornalista cattolico. Ebbene, anche sulla questione dei giornali, sulla fine del pontificato di Pio X, c'era stata una lotta acerrima, questa volta non in Germania, ma in Italia, contro il cosiddetto Trust. Uno pensa al Trust, pensa a una banda di gangster, e più o meno lo era, ma erano dei gangster dottrinali, senza pistole, senza mitra. Il Trust era un trust di giornali, di quotidiani, tutti quanti sotto il controllo economico di un altro ebreo convertito al cattolicesimo, il ferrarese conte Grosoli Pironi, il quale fu uno dei fondatori del Partito Popolare. Ora, cos'era il Trust? Il Trust era un insieme di giornali, tra i quali c'era l'Avvenire anche, di penetrazione, cioè che non voleva dichiararsi apertamente cattolico, giornali apertamente cattolici, anche se tutti sapevano che venivano dall'ambiente cattolico, ma intendevano penetrare, da qui il termine penetrazione, volevano penetrare gli ambienti laici con dei giornali che adottavano lo stile dei giornali laici. Dovevano essere non giornali dottrinali di difendere la dottrina cattolica, ma che avevano lo spirito del mondo laico. Ebbene, San Pio X, prima in una lettera famosa a Don Luigi Ciceri, un prevosto di Casal Pusterlengo, diocesi di Pavia, e poi dopo con un avvertimento pubblico, quindi un documento ufficiale della Santa Sede, condannò il Trust. Disse: questi giornali, fu un grande scandalo, perché erano giornali protetti da tantissimi vescovi, i medesimi che avevano voluto la testa di Don Paolo de Tott, no? Quelli di cui vi ho parlato prima. Ebbene, giornali che, come disse San Pio X, mentre non convertono uno solo dei nostri avversari, che per la sola apparenza di cattolici li hanno in dispetto, apportano il massimo dei danni ai buoni che cercano la luce e trovano le tenebre. Ecco,
Quindi Pio X condannava questi giornali che nascondevano la bandiera cattolica e invece chiedeva ai giornalisti cattolici, un termine che usava proprio lui, la bandiera spiegata. Cioè la bandiera cattolica deve essere mostrata apertamente, spiegata, cioè mostrata, sventolata davanti agli amici e ai nemici, affinché tutti sapessero come la pensiamo veramente. Non dobbiamo nascondere il nostro pensiero. Ora, col nuovo pontificato, una lettera del segretario di Stato Gasparri, praticamente senza smentire apertamente l'avvertenza di San Pio X, faceva capire che l'avvertenza contro il Trust, i giornali del Trust, non era più così obbligatoria e quindi praticamente veniva a cadere la messa in guardia di San Pio X contro i giornali del Trust, che erano diventati nel frattempo i giornali del PP, cioè del nuovo Partito Popolare, che aveva appunto tra i suoi fondatori lo stesso Grosoli. Ma anticipo, Grosoli finì per spalleggiare il Partito Fascista col suo centro nazionale, ne parleremo in seguito per vedere se hanno qualcosa a che vedere con Federagione oppure no. Qual era il programma di Fede e Ragione, che prima si stampava a Firenze, dove c'era l'Unità Cattolica, con i quali bisticceranno perché il nuovo direttore dell'Unità Cattolica era un nemico di Don De Toto, poi fu trasferito a Fiesole, dove risiedeva Don Paolo De Toto, dove il vescovo Monsignor Fossà era convintissimo della linea di Don De Toto e del cattolicesimo integrale, quindi del pontificato di San Pio X, e grazie a Monsignor Fossà furono sempre protetti, ebbero, come vi ho detto, anche un ufficio a Roma. Perché? Perché per vari anni Fede e Ragione fu una rivista a due teste, con due capi in amicizia fraterna, Don Paolo De Toto a Firenze Fiesole e Monsignor Benigni a Roma. Per cui c'era un doppio indirizzo, uno a Roma in Corso Umberto, l'altro invece a Firenze e poi a Fiesole, e quindi la direzione aveva quindi questi due indirizzi. La tipografia invece era il tipografo Lemurio di Acqua Pendente, e tutte queste località diverse erano anche delle scelte pratiche, in modo tale che se si avevano dei guai da una parte ci si rifugiava da un'altra parte e viceversa, questo sia per le autorità ecclesiastiche sia per quelle civili in caso di sequestro del giornale, quindi c'era sia lì sia là e si poteva sempre trovare il sistema di farlo uscire. I suoi principali rappresentanti, oltre a quelli che vi ho citato, Don Paolo Tommaso De Toto e Monsignor Benigni, abbiamo il grande finanziatore, e quando Don De Toto fu costretto a lasciare la direzione del giornale, pur continuando di fatto a dirigerlo, divenne il direttore del giornale fino alla sua scomparsa, il marchese, prima conte e poi marchese, Filippo Sassoni de Bianchi, bolognese, che aveva però le sue tenute nel Mugello e fu il grande finanziatore di Fede e Ragione. Tra i vari collaboratori, che sono molti, per esempio Don Oreste Nuti, che era un prete della vecchia guardia ancora dei tempi di Pio IX del Sillabo, possiamo dire, come idee, che sono anche le nostre ovviamente. E poi abbiamo due autori toscani che saranno noti in seguito. Uno diventò il sindaco di Firenze, si tratta di Bargellini. Un altro divenne un noto scrittore cattolico che fu uno dei primissimi a difendere la messa contro la riforma del Messale, si tratta di Tito Casini. Ecco, sono persone che forse qualcuno conosce, forse no. Allora, la periodicità del giornale iniziò come mensile e poi a partire dal 1921 divenne un settimanale. Grazie all'influenza di Monsignor Benigni,
aggiunse anche per un certo periodo una pagina in francese che si chiamava Note Internationale. A quei tempi il francese era la lingua ancora diplomatica parlata da tutte le persone colte, per cui Fede e Ragione era in contatto con simili riviste in tutta Europa e praticamente sosteneva quel nuovo movimento che Monsignor Benigni metterà in piedi dopo lo scioglimento costretto nel 1921 del Sodalizium Pianum, quando egli fondò l'IRCS, cioè Intesa Romana per la Difesa Sociale. E infatti una delle rubriche più divertenti della rivista Fede e Ragione si intitola Azione di Difesa Sociale, e questa rubrica era tenuta da Monsignor Benigni. Direi che ogni articolo di questa rubrica Azione di Difesa Sociale è veramente divertentissimo e poi anche profondissimo. Qual è il programma di Fede e Ragione? Il programma di Fede e Ragione l'abbiamo stampato sia su Sodalizium, nel numero sui cattolici intransigenti e cattolici integrali. Il Centro Studi Federici lo ha ristampato nuovamente, quindi chi riceve il bollettino dei Centri Studi Federici lo conosce, e fu pubblicato nel numero 1 del dicembre del 19. La nostra rivista sorge per difendere l'integrità della dottrina cattolica e con lo scopo preciso che la stessa dottrina torni ad essere e sia fatta la norma suprema di tutte le manifestazioni del pensiero e della vita dei cattolici. Poi non ve lo leggo tutto perché lo potete leggere comodamente, vi ho detto dove si trova, meriterebbe di essere letto e commentato tutto. E allora abbiamo come primo punto la lotta contro la confessionalità, che era per l'appunto il principio del PP, emanazione diretta del liberalismo e del naturalismo. Questo è il primo e il più fondamentale dei veri di un cattolico. Quindi la lotta contro il laicismo, la difesa della questione romana, cioè la questione del fatto che il Papa è stato privato dei suoi stati, la difesa dei diritti del pontificato romano contro ogni sforzo settario, volto, cioè della massoneria e delle altre sette, volto a diminuire l'influenza politico e sociale del papato e in genere della Chiesa, della società, degli stati. Noi faremo perciò guerra senza quartiere al laicismo in tutte le sue forme, e prima di tutto al laicismo intellettuale e dottrinale, cioè quello che dice che non si può conoscere e dimostrare con la ragione Dio. Bisogna mettere il primo fondamento, il modernismo lo negava, appunto diceva Dio è indimostrabile, quindi affare di sentimento, non è affare di ragione. E invece ecco che Fede e Ragione mette appunto fede e ragione, questa verità di ragione a base e fondamento. Dio può essere conosciuto e dimostrato dalla ragione, e pertanto Dio deve essere il fondamento di ogni attività umana, individuale e sociale. Dopo aver combattuto il laicismo intellettuale o dottrinario e il conseguente laicismo morale nella dottrina, ecco la lotta contro il laicismo di Stato, cioè la separazione dello Stato dalla Chiesa e la dottrina della libertà religiosa. Lo Stato neutro, tanto caro al liberalismo, che cerca con questo mezzo di dirsi cioè neutro, di difendersi dalla taccia di ateismo, ma in realtà questo Stato è ateo e areligioso. Quindi questo era brevissimamente il programma di Fede e Ragione. E quali sono, tutto questo fondandosi su una difesa strettissima della filosofia tomista, e quali sono i temi cari a Don Paolo de Tott e alla nostra rivista? I temi cari prima di tutto è la difesa della filosofia e della teologia tomista. Per questo, per esempio, leggendo Fede e Ragione ho trovato degli attacchi, delle critiche all'editrice dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Padre Gemelli e Monsignor Olgiati, Vita e Pensiero, che pubblicavano testi anche rosminiani,
ovvero sia di una dottrina condannata sotto Leone XIII. Secondariamente, la lotta della rivista di Don De Tott era contro il bolscevismo. Il bolscevismo, perché non ricordiamo, non dimentichiamo che proprio durante questo decennio della rivista di Don Paolo De Tott nasce al congresso di Livorno nel 1921 il Partito Comunista d'Italia come scissione dal Partito Socialista. Ho letto l'articolo che Fede Ragione consacra a questo tema, dove mi è incuriosito molto il fatto che lì è la cronaca di gente che ha assistito giorno per giorno al congresso del Partito Socialista e alla nascita del Partito Comunista. E quello che è interessante e curioso è che il leader principale, quale era conosciuto in quel momento nei giornali del 21, il leader principale del Partito Comunista d'Italia, sapete chi era? Bombacci, Nicola Bombacci. E Nicola Bombacci sarà appeso a testa in giù a Piazzale Loreto a fianco di Mussolini, perché finì la sua carriera da fondatore del Partito Comunista a difensore della Repubblica Sociale Italiana, convinto com'era di realizzare nella Repubblica Sociale Italiana gli ideali di un comunismo nazionale. E quindi quando leggi i vecchi giornali è sempre interessante, perché tu leggi la cronaca dal vivo ma sai come sono finite le cose. Quindi quando leggi per esempio di Bombacci come capofila dei comunisti, poi sai che cosa diventerà Bombacci, e così via per gli altri personaggi. La questione del bolscevismo è una questione internazionale, ci sono dei bellissimi articoli di Fede Ragione, che uno per esempio in una prima pagina che si intitola Il trionfo di Lenin. A cosa si riferisce? Non al trionfo di Lenin in Russia, al trionfo di Lenin in Occidente, quando i governi democratici occidentali di quei tempi, per esempio in Francia Briand, che era il nemico di tutte le congregazioni religiose della Chiesa Cattolica, era la bestia nera di Benigni, fu Aristide Briand che volle l'esclusione di Benigni dalla segreteria di Stato, eccetera, oppure Lord George in Inghilterra e naturalmente i successori di Wilson negli Stati Uniti, eccetera, avevano accolto Lenin e riconosciuto la Russia, cioè il Soviet. I Soviet erano stati riconosciuti, quindi lì il trionfo di Lenin, no? La lotta anche, un altro tema, contro la società delle nazioni. E parlo di questo, ma di questo ne parlerò in seguito, perché invece il sostegno senza nessuna riserva la società delle nazioni, quello che adesso è l'ONU, quindi l'opera del massone Wilson, prende almeno la metà dell'appello col quale Don Sturzo fonda il Partito Popolare, ai liberi e forti. Uno è stupito di vedere tutto lo spazio entusiastico che viene dato alla società delle nazioni. Fede Ragione invece vede nelle società delle nazioni, come vedremo in seguito, quindi un nemico da combattere. Un altro tema affrontato da Fede Ragione è tipico della scuola controrivoluzionaria. La scuola controrivoluzionaria. Voi sapete che Alleanza Cattolica studiava, non lo fa ancora, il libro Rivoluzione contro rivoluzione come una sorta di Vangelo, ma se noi leggiamo Fede e Ragione c'è una serie di articoli di Monsignor Benigni, si intitola I due campi, in cui molto meglio e molto più profondamente e molto prima viene espressa questa dottrina controrivoluzionaria, cioè c'è l'ordine che è quello di Dio e c'è la rivoluzione che è il sovvertimento dell'ordine di Dio. Ora, questi due campi sono due campi nemici che possono anche essere chiamati la Chiesa da un lato, che continua e mette in pratica l'opera dell'ordine divino, e l'antichiesa. L'antichiesa raggruppa non solo la massoneria,
Ecco, questa è un'altra idea di cui vi ho parlato nel convegno sulla massoneria, proprio qui a Modena. Ma tutta la setta è più vasta della massoneria. La massoneria è solo un aspetto della setta. In un libro dove si parla moltissimo di fede e ragione, di cui parlerò in seguito, di Gianni Vannoni, Massoneria, fascismo e Chiesa cattolica, Gianni Vannoni parla di vari antimassonismi, cioè, ci sono vari capitoli, c'è l'antimassonismo cattolico integrale, quello di fede e ragione, l'antimassonismo, perché parla del periodo della fondazione del fascismo, l'antimassonismo del partito, o meglio dell'associazione nazionalista, ne parleremo nella seconda conferenza, e dei liberisti italiani, Pantaleoni, Pareto, Preziosi, che non sono cattolici, e poi l'antimassonismo dei massoni. Uno dice, c'è un antimassonismo dei massoni. L'antimassonismo intrasettario, cioè dentro la setta, fatto dalla setta stessa e a volte dei massoni stessi, con la guerra al coltello tra le due obbedienze massoniche in Italia, che esiste tuttora questa divisione tra Piazza del Gesù, la Gran Loggia, e Palazzo Giustiniani, cioè il Grand Oriente. Quindi non basta l'antimassonismo, come tutti gli anti, non basta gli anti, non basta il contro, bisogna vedere il pro, per che cosa sei, e quindi contro che cosa sei, perché contro si può essere in tanti, essere contro buoni e cattivi, contro qualcosa di cattivo si può essere in tanti, buoni ma anche cattivi. Invece pro, per la verità, ci sono solo i buoni, i cattivi non ci possono essere. Quindi, detto questo, uno studio approfondito non solo della massoneria ma anche della teosofia, delle infiltrazioni dell'una e dell'altra nel cattolicesimo, tra cui i potentissimi negli Stati Uniti Cavalieri di Colombo, esistono tuttora, ai tempi di Ratzinger hanno avuto un'importanza enorme nelle finanze vaticane eccetera, ma ancora adesso hanno il loro ruolo. E poi c'è la questione dell'antisemitismo, dell'antisemitismo, o se vogliamo molto meglio, dell'antigiudaismo. Fede e ragione pubblicherà per prima in Italia, in contemporanea con Preziosi. Preziosi, ne parleremo parlando del fascismo, era un sacerdote anche lui, ma sprecato, e fu il direttore di una rivista famosissima, Vita Italiana, che combatteva la massoneria ed il giudaismo. Preziosi è conosciuto da tutti come l'ala estremista del fascismo, la più favorevole all'alleanza con i tedeschi fino all'ultimo momento, ma pochi sanno del passato di Preziosi. E prima di tutto, quando era un sacerdote murriano, cioè democristiano. Poi, quando abbandonò il sacerdozio, eccetera, ma anche prima all'inizio, divenne un liberista. Un liberista, cioè per il liberalismo economico, della versione di Pantaleoni e di Pareto, di cui vi ho parlato prima, e quindi in favore del fascismo, perché ci fu anche un fascismo liberista, e pochi lo sanno, ma è così, è Mussolini stesso, il primo ministro dell'economia del governo fascista di Stefano, di Stefani, era un liberista, è uno squadrista, è un liberista, e ne parleremo. Era anche lui di questo gruppo di Pantaleone, Pareti, Preziosi. Dopodiché Preziosi fece tutt'altro cammino, e addirittura, per un motivo diciamo pragmatico, si alleò con l'ultramassone Farinacci, anche lui esponente del fascismo squadristico più duro. E qui già questa è la seconda lezione. Quindi Fede e Ragione si occupò
della massoneria e del giudaismo, pubblicando, chiudo questa parentesi, contemporaneamente a Preziosi i protocolli dei savi anziani di Sion, famosi e adesso squalificatissimi, i protocolli dei savi anziani di Sion. Preziosi la pubblicò nella sua Vita italiana, da una traduzione dal testo inglese, mentre Benigni e De Tott, con lo pseudonimo Fer, cioè Fede e Ragione, lo pubblicarono dalla edizione francese, che in Francia era stata pubblicata da Monsignor Juin, direttore e fondatore della rivista Revue Internationale des Sociétés Secrètes, cioè la rivista internazionale delle società segrete. Sull'autenticità dei protocolli, però, Monsignor Benigni, come ci dice il suo biografo Émile Poulain, in questo libro Cattolicismo, Democrazia e Socialismo, in cui si parla anche ampiamente della nostra rivista Fede e Ragione, sull'autenticità dei protocolli che pur faceva pubblicare, Benigni scriveva: quanto al fondo l'autenticità è indiscutibile, diceva, tanto trasuda e puzza il giudeo talmudista. Sono termini che non si possono più dire, ma io cito, quindi non sono responsabile. Quanto invece al testo così come si presenta oggi, invece ha subito delle alterazioni per mani prive di giudizio, mani slave prive di giudizio. Cioè, sappiamo che in Russia fu pubblicato da Nilus, Sergei Nilus, e quindi con influenza, pare, anche della polizia zarista. Tuttavia i protocolli furono pubblicati dalla rivista Fede e Ragione, prima nella rivista, poi in un supplemento a parte. È un supplemento che si intitolava Documenti ebraici della conquista del mondo, e con questi documenti c'erano anche tantissimi altri documenti, più recenti, diciamo anche più fattuali, come direbbe Feltri, più fattuali, ebbene, che erano il frutto della esperienza di Monsignor Benigni e delle sue rassegne stampa. Tuttavia la lotta contro il giudaismo anticristiano non era minimamente, come si dice oggi, razzista. E infatti in uno di questi articoli di Azione di Difesa Sociale, quanto tempo ancora mi resta? Don Carandino è scomparso, non si sa. Allora, in Fede e Ragione, in uno dei numeri, una delle rubriche di Azione di Difesa Sociale, Monsignor Benigni denuncia due pericoli su chi si occupa come lui della questione ebraica. Il primo pericolo da cui dobbiamo guardarci è quello degli sfruttatori dell'antisemitismo. Essi appaiono di due specie, i politici e gli economici, ma spesso è lo stesso affarismo che li ispira. I politici sono coloro che, invasi da un nazionalismo pagano, fanno dell'antisemitismo una odiosa e assurda questione di razza. Tali sono quei pazzi o birbi pangermanisti del Semigota, annuario antisemita di Monaco, i quali, invasati dal nicismo etnico della super razza germanica, se la prendono col cristianesimo perché è orientale. Anni or sono, essi avevano la faccia fresca di stampare nel loro almanacco questo epifonema: il germano, quando prega, sta in piedi, alza le mani al cielo, inginocchiarsi, chiedere la grazia, eccetera, è orientale. Costoro debbono appartenere a quel gruppetto che proponeva di restaurare in Germania il culto di Wotan, il furor di Odino, solo culto degno della gran razza. Se non si trattasse che di qualche accesso pazzesco, si potrebbe girare la questione alle competenze mediche, ma dietro questi energumeni vi sono i birbi che li spingono sempre più a tali eccessi per screditare il serio ed onesto antisemitismo. Cioè,
antigiudaismo, diremmo meglio. Perciò questo deve essere il primo, cioè il serio onesto antisemitismo, a denunciare inesorabilmente quelle pazzie come altrettante germinelle del nemico. Poi ci sono gli affaristi che ne fanno una campagna, eccetera, eccetera, per motivi molto più pratici. Tali affaristi antisemiti intermittenti sono in fondo tanti ebrei, virgolette, puntini, puntini, onorari, perché agiscono da ebrei autentici. Anche costoro vanno smascherati, almeno tra i circoli competenti, non fosse altro perché ciò serva di esempio al resto. D'altronde il Signore, che trova sempre il suo sabato per pagare, trovandolo anche per costoro uno ad uno, e si è lodata la sua santa giustizia. Dunque, e agire da ebrei e dei peggiori è un adottare le più inumane pagine dei protocolli, lo sviare l'antisemitismo in una questione di razza, imitando il più ribaldo pansionismo, il quale appunto si fonda sul principio della superrazza del popolo eletto. Ed è altresì un mimetismo ebraico quello di sfruttare l'antisemitismo per l'affarismo del giorno per giorno, come l'alta banca ebraica oggi paga il propagandista rosso e domani il galoppino borghese, e poi dopo mostra invece i veri pericoli, eccetera, di quello che in una serie di altri articoli di Benigni, sempre su Fede e Ragione, chiama il popolo eletto dell'anticristo. Qui ce n'è abbastanza per farsi denunciare, cosa dobbiamo dire? Oltre a questi nemici di cui abbiamo parlato, abbiamo, tratterà molto Fede e Ragione del Partito Popolare, ma ne parleremo dopo, e del nascente fascismo, ne parleremo dopo, con questa differenza che il Partito Popolare verrà sempre attaccato, il nascente fascismo prima verrà attaccato, poi verrà sostenuto senza servilismo alcuno. Ed arriviamo alla questione della chiusura di Fede e Ragione. Tutte le cose come si aprono così si chiudono. Ecco Don Carabino, quanto mi resta da parlare? 18 minuti. Bene, in 18 minuti facciamo morire la nostra rivista. Allora, io non mi stupisco che nel 1929, a dicembre 1929, quando la regolarità delle pubblicazioni era perfetta, cioè non è come Sodalizio che esce sempre meno, ma Fede e Ragione usciva settimanale puntualmente, a dicembre del 29, quasi senza avvisare nessuno, la rivista deve chiudere i battenti. Perché? Perché Fede e Ragione chiude i battenti e non lo sappiamo, anzi, perché addirittura Don De Tot depone totalmente la penna per fare il parroco, e lo farà con grande zelo. Una versione ufficiale non c'è. C'è chi ha detto abbiamo ottenuto il nostro scopo con il concordato, ecco, quindi l'Italia è stata resa Dio all'Italia, eccetera, eccetera. Ma c'è chi dice invece che è stato il governo fascista a chiudere Fede e Ragione. Diciamo che tante volte i prefetti, eccetera, volevano sequestrare il giornale, perché anche quando, a partire dal 23, Fede e Ragione sosterrà il governo nazionale, cioè quello di Mussolini, non mancherà mai di fare delle aperte critiche, a volte a Gentile, a volte a Mussolini stesso, a volte ai piccoli ras locali, eccetera, eccetera. Quando c'era da parlare, si parlava chiaramente, perché, come si dice, tra amici, patti chiari, amicizia lunga, e la bandiera spiegata vale per tutti. Ma il motivo della chiusura di Fede e Ragione è invece quasi certamente un altro, ovvero sia, come scrisse, anzi, la rivista
Verité, che era pubblicata in Francia negli anni 30 sotto lo pseudonimo di un certo uno che si chiamava Luc Verus. Io ho tutta la collezione, anche quella è molto divertente. Ecco, come scrisse questa rivista, Federagione fu chiusa su pressione dei gesuiti, bisogna dire la civiltà cattolica di padre Enrico Rosa, nemico mortale di Monsignor Benigni. Quando dico mortale, e lo dico nel senso letterale del termine, non ci riuscì, ma in un certo senso forse ci provò quasi. Ebbene, la civiltà cattolica e il cardinale Gasparri, che l'appoggiava come segretario di Stato, nell'euforia del concordato, che quindi fu lo zenith dei buoni rapporti tra la segreteria di Stato, il cardinale Gasparri e il governo Mussolini, fu chiesta la testa della rivista di quelli che erano chiamati poveri pazzi di Fede e Ragione. A Mussolini non importava nulla sopprimere Fede e Ragione, anzi, ci sono testimonianze dell'entourage di Don Paolo De Toto che tutte le volte che qualche prefetto, qualche rasso voleva chiudere il giornale o sequestrare il giornale, Mussolini diceva: nessuno mi tocchi il professor De Toto, è l'unico che ha il coraggio di dirmi la verità. Però a un certo punto, anche qui, la testa di De Toto, che è stata tagliata più volte come vedete, gli è stata chiesta non dal RAS di qualche provincia, ma è stata chiesta in alto loco da parte cattolica, e questo dobbiamo saperlo. E c'è stato un crescendo di tentativi di soppressione, anche perché Federagione non esitava di parlare chiaro anche in materie che davano fastidio. Già nel gennaio 1921, l'editoriale per il nuovo anno, Don De Toto scrive: molti dicono Federagione sta per cesserà, è quasi finita. Nell'editoriale del gennaio del 22, stessa musica, si dice in giro che Federagione è sconfessata dalla Santa Sede, che non si deve leggere più. E qualcosa di vero c'era, ma non era del tutto vero. C'era una lettera del cardinale Gasparri, segretario di Stato, del 6 marzo 1922. Questa lettera la troviamo sia in Giovanni Sale, gesuita della civiltà cattolica, presente in questo libro Popolari e Destra Cattolica al tempo di Benedetto XV, pessimo libro però che ha delle notizie interessanti, e pubblicata anche da Vannoni, in questo libro con più autori, La Chiesa del Concordato, a cura di Francesco Margiotto Abroglio e il Mulino. Ecco il testo della lettera. Da parte di eminentissimi cardinali, eccellentissimi vescovi e altri personaggi, sono giunte alla Santa Sede denunce e reclami contro il periodico Federagione per pubblicazioni inopportune e irriverenti alla venerata memoria del sommo pontefice Benedetto XV. Egualmente si è osservato che il periodico in parola ha sparso senza fondamento notizie allarmistiche, ispirandosi a motivi poco in armonia col programma che asserisce di perseguire. Già da tempo erano giunte alla Santa Sede gravi informazioni circa alcune persone addette agli uffici del periodico stesso, e si è pure rilevato che esso non porta alcuna approvazione dell'autorità ecclesiastica del luogo dove si stampa e dove sono gli uffici di direzione ed amministrazione. Sarà noto poi alla vostra signoria la campagna fatta dal Foglio in parola contro l'Università Cattolica di Milano. Di tutto ciò si ritiene utile rendere informata la signoria vostra illustrissima e reverendissima. Allora, il problema di questa lettera, che come vedete è piuttosto grave, ed è il marzo 22, mentre nel dicembre del 21 è stato sciolto il sodalizio un piano di Monsignor Benigni, sempre per manovra che veniva dalla civiltà cattolica e in Francia dalla rivista sempre dei gesuiti Etudes,
c'era di vero? A cosa si riferisce in questa lettera? Prima di tutto notiamo, la lettera di Gasparri è inviata non a tutti i cardinali e i vescovi, ma ad alcuni. E tra i vescovi a cui si è dimenticato di inviarla era l'ordinario di Don De Tott, dove era stampato il giornale, Monsignor Fossat. Monsignor Fossat non aveva ricevuto la lettera. Se tu vuoi prendere una iniziativa disciplinare contro una rivista e contro un sacerdote, ti rivolgi al suo vescovo, non ad altri. Lo fai sapere al suo vescovo, non ad altri. Quindi, a cosa si riferiscono tutte queste cose? Vediamole una per una. Le critiche a Benedetto XV. Io ho letto l'articolo che Don De Tott scrisse in occasione della morte di Benedetto XV nel 1922, e ci sono solo elogi. Allora, dov'è questa critica? Nella pubblicazione fatta da Fede e Ragione di due o tre lettere di Benedetto XV. Che critica è quella di pubblicare gli scritti del Papa? Benedetto XV aveva scritto delle lettere al Cardinal Boggiani, arcivescovo cardinale di Genova, e Benedetto XV era nativo di Genova, di felicitazione, di sostegno al cardinal Boggiani per la lettera pastorale del 1920, l'abbiamo stampata, contro il Partito Popolare. Quindi le critiche a Benedetto XV consistono nell'aver pubblicato le lettere di Benedetto XV approvando la pastorale del Cardinal Boggiani contro Don Sturzo del Partito Popolare. E che critica è ben questa? Non si doveva pubblicare delle lettere private. Ah, ma era il Cardinal Boggiani che l'aveva chiesto. Seconda accusa contro Fede e Ragione. Le persone addette agli uffici del periodico stesso, non si capisce chi siano, forse una lisuone a Monsignor Benigni, il cui sodalizio pianum era stato appena sciolto. Non è certamente un peccato di far scrivere sulla propria rivista un proto notario apostolico. Terza accusa, la mancanza dell'approvazione dell'autorità ecclesiastica del luogo. Alla lettera del cardinale Gasparri risponderà il censore Monsignor Canonico Biagioli della diocesi di Fiesole, censore ecclesiastico della diocesi nominato dal vescovo Monsignor Fossat, che faceva, secondo i canoni e le leggi della Chiesa, la revisione del giornale. Quindi era una calunnia. Non è vero che non aveva l'approvazione dell'ordinario e l'approvazione del censore ecclesiastico, e si capisce che non è vero, altrimenti la lettera sarebbe stata inviata a Monsignor Fossat, vescovo di Fiesole e ordinario di Don Paolo De Tott. La campagna contro l'Università Cattolica. Allora qui c'è l'articolo della campagna contro l'Università Cattolica. Ma questo è un altro programma, questo è un altro programma di Fede e Ragione, oltre a quello del numero 1, bisognerebbe leggerlo tutto, purtroppo non ho il tempo, del 7 gennaio del 23, commentando l'enciclica di Pio XI, Ubi Arcano Dei, e allora dice il nostro programma è quello di questa enciclica, quella contro il modernismo sociale. Ma vediamo la questione dell'Università Cattolica. Ebbene, non trovo il foglio, ma me lo ricordo. Qualcuno scrisse alla rivista Fede e Ragione, dice, ma insomma è stata inaugurata l'Università Cattolica del Sacro Cuore, un avvenimento straordinario, i sogni di tutti i cattolici si realizza dopo tantissimo tempo e voi non avete assolutamente parlato, avete mantenuto il silenzio più assoluto. Come mai? Allora, Fede e Ragione, tirata per la giacchetta, dice, e beh, non ne abbiamo parlato perché non volevamo fare polemiche. E dice, però dobbiamo dire alcune cose. Noi siamo felicissimi che ci sia un'università cattolica in Italia.
era il nostro auspicio da sempre. Però, ecco, quando c'è stata l'inaugurazione, è stato invitato a parlare l'onorevole Anile, sottosegretario alla pubblica istruzione e deputato del Partito Popolare, e fin qui va bene. Il problema qual è? Che questo Anile è un filosofo hegeliano, ma molto peggio, è un collaboratore della rivista della Società Teosofica, cioè dei più grandi nemici del cristianesimo, peggio della massoneria, degli stregoni. Ecco, e cosa ci faceva nel PP? Il PP è un partito a confessionale, ci stanno tutti. Il secondo che ha preso la parola è padre Semeria. Oggi non vi dirà niente il nome di padre Semeria. Padre Semeria era uno degli esponenti del modernismo. San Pio X lo obbligò a lasciare Genova, dove aveva messo la rivolta contro il cardinal Poggiani, e a esiliarsi a Bruxelles. Ora, che padre Semeria si sia convertito, passi, ma che si chiami un noto modernista a inaugurare l'Università Cattolica del Sacro Cuore, ci sembra discutibile. Terzo oratore, l'onorevole del Partito Popolare, è Gilberto Martire. Anche lui passerà con i fascisti dopo. E Gilberto Martire era un collaboratore dello scomunicato Don Romolo Murri, modernista pure lui. Ma di cosa parla Gilberto Martire alla fondazione dell'Università Cattolica? Di Mameli. Siccome Mameli, secondo Martire, si è convertito 5 minuti prima di morire, ecco che tutti possiamo cantare, dice Fede Ragione, l'inno di Mameli. Mameli diventa cattolico, ma perché è morto? Perché un suo collega, il fuoco amico, si è sbagliato, gli ha sparato addosso mentre lui sparava contro il Papa durante la Repubblica Romana di Mazzini. È un piccolo problema anche quello lì. Quindi com'è possibile lodare queste cose? Non è una campagna contro l'Università Cattolica del Sacro Cuore, è solamente far noto che ci sono dei problemi. Dato queste cose, prima Filippo Sassoli De Bianchi, che era amico di Benedetto XV, direttore della rivista, poi tutti i redattori di Federagione, poi il censore di Federagione Biagioli, poi il vescovo di Fiesole Fossati, risposero al cardinal Gasparri, e il tentativo di soppressione fallì miseramente, ma ahimè, questa lettera, che era rimasta privata, fu pubblicata nel 24, quindi 2 anni dopo, dal Corriere Vicentino. Allora lì gli risponde di nuovo il vescovo Fossati. Poi arriviamo al 26. L'Unità Cattolica, quel giornale di cui era stato direttore Don Paolo De Totte, e che adesso aveva un direttore suo nemico che si chiamava Calligari, che firmava con lo pseudonimo di Micros, pubblicò un articolo contro De Totte. Ma questo articolo è violentissimo e non era nel carattere di chi lo scriveva. Lo chiama quel maniaco, recidivo nel dir bugie, sedicente Atanasio di Pascafrolla. Noi, imitando Barilla Genovese, tiriamo sul naso dell'idolo di cartapesta un pomodoro fradicio raccattato nel suo orticello, e l'idolo traballa sul suo piedestallo e presto cadrà. Questo articolo si intitolava Finis, cioè la fine di De Totte e di Fede Ragione. Ora, siccome l'Unità Cattolica era pubblicata col controllo della Santa Sede, sembrava che questo articolo venisse da alto loco, e quindi è difficile pensare in effetti che il suo direttore l'abbia scritto senza un via libera. L'accusa era di parlare male del cardinale Gasparri e di Sant'Alfonso. Ora, per il cardinale Gasparri passi, ma Sant'Alfonso, parlava male di Sant'Alfonso. E che De Totte era professore in seminario, insegnava la teologia morale, e come si sa
alcune opinioni di Sant'Alfonso discordano da quelle di San Tommaso in morale. È lecito a un tomista difendere l'opinione di San Tommaso. Monsignor Fossa disse: se solamente il professor De Totta avesse attaccato Sant'Alfonso non sarebbe più insegnante nel mio seminario, ma così non è. Allora cosa succede? Succede che De Totta riesce ad obbligare, anche con qualche spintarella della locale sezione del Partito Nazionale Fascista, a costringere Micros e l'Unità Cattolica a pubblicare una lettera di ritrattazione che è firmata da Caligari, ma è stata scritta interamente da De Totta, nel quale Caligari dice: sono stato male informato, ritratto tutto quello che ho detto. Negli anni successivi, però, nel 1926 viene condannata in Francia l'Action Française. Nel 1927-28 inizia una furibonda polemica sul sodalizio Pianum che era stato sciolto nel 21. La polemica è condotta da Padre Rosa della Civiltà Cattolica, c'è quindi uno scontro di articoli violentissimi. Per esempio, sulla Civiltà Cattolica, 3 dicembre del 26, internazionalismo e nazionalismo nelle diffamazioni di un'agenzia clandestina. 7 aprile del 28, le nuove diffamazioni di un'agenzia clandestina. 3 novembre del 28, risposta a una polemica senza onestà e senza legge. 3 novembre del 28, sempre gli equilibri della verità tra gli estremi dell'errore. Poi, 15 settembre del 28, la recente calunnia di Fede Ragione su una questione di tomismo e di suarezismo. Fede Ragione risponde alla Civiltà Cattolica, il 10 giugno del 28 attraverso la stampa, è una rubrica. Poi per una polemica senza onestà e senza legge, la del 29 luglio 5 agosto del 28, la recente calunnia di Fede Ragione contro la Civiltà Cattolica, cioè una risposta a questo articolo del 30 settembre del 28. La Civiltà Cattolica accusava gli integristi tutti quanti, Benigni, De Totta, eccetera, di camuffatesi a paladini, non desiderati, crediamo, e molto meno disinteressati del fascismo, perciò più che sospetti nel loro troppo zero, di denunciatori degli antifascisti. E gli bruciava perché era Padre Rosa che era stato denunciato, per così dire, in un articolo di Monsignor Benigni contro uno dei capintesta dell'antifascismo. Praticamente Monsignor Benigni, con suo linguaggio colorito che ho citato più volte, combatteva la setta verde, la massoneria, il lupo rosso, il bolscevismo, il vitello d'oro, il giudaismo, l'internazionale bianca, la democrazia cristiana, dei modernisti sociali, e la mano nera. La mano nera era Padre Rosa e i suoi amici della Civiltà Cattolica. Bene, allora, un giornale cattolico che se la prende con l'Università Cattolica, se la prende col Partito Popolare, se la prende con la Civiltà Cattolica e soprattutto se la prende, allora, nella lettera di Gaspari c'è un ultimo punto che non vi ho commentato, quello degli allarmismi. Fede Ragione avrebbe suscitato allarmismi. Cos'era questa questione dell'allarmismo? Una serie di articoli in cui si parlava del Banco di Roma. Ci sono stati vari scandali del Banco di Roma, uno ai tempi di Umberto I e un altro ci fu ai tempi di Mussolini. Il Banco di Roma e altri erano controllati dai cattolici del giro del Cardinal Gaspari, soprattutto il Conte Santucci, uno dei fondatori del Partito Popolare e uno di quelli che lavorò per la conciliazione. Il Banco di Roma stava facendo crack, ne abbiamo viste tante altre storie così. L'Ambrosiano, per esempio, di Calvi e compagnia. Ecco, questa tendenza di questi affaristi modernisti mischiati con i laici a fare crack era frequente. Il Banco di Roma stava fallendo, ma
trascinava nel fallimento tutte le congregazioni religiose che mettevano i loro soldini nel Banco di Roma, come più tardi nell'Ambrosiano, eccetera, eccetera. E la storia si ripete sempre. Allora, Federagione aveva avuto il torto di fare dell'allarmismo, cioè di dire: attenzione, religiosi, religiose, frati, suore, preti, perché voi rischiate di trovarvi al verde. E questo è un punto che non poteva andare bene al conte Santucci e quindi al suo amico Cardinal Gaspari, che era un canonista straordinario, ma ahimè aveva qualche pecca, come tutti noi poveri peccatori abbiamo. Come si salvò quella volta il Banco di Roma? Col concordato. Una delle cose chieste fu a Mussolini di fare una leggina per salvare il Banco di Roma, e così fu. Per cui gli allarmismi erano allarmismi, ma lo erano, non lo sarebbero stati se non ci fosse stata una manina che interveniva. E allora capite bene che quando con il concordato il cardinale Gaspari poteva, tramite il suo emissario presso Mussolini, il padre gesuita Tacchi Venturi, poteva chiedere qualunque cosa, chiese: dammi su un piatto la testa di Giovanni Battista, la testa di Don Paolo De Totta, che è molto meno di Giovanni Battista. Che cosa volete? Volete che non si dia la testa di un povero prete di una diocesi di Fiesole, che in fondo non era di nessun partito se non del partito di Cristo Re? Lo si poteva dare. La politica esige questa e ben altre rinunce. Qui finisco perché vedo un carabino molto preoccupato.